Marianna Panico è ingegnere, è buddista ed è anche del coordinamento delle donne del PD di Napoli. Io non mi trovo sulle posizioni di Marco, non posso insomma sottolineare questa cosa, perché il cambiamento è cambiamento, da dentro e da fuori. Il cambiamento è quando c'è la consapevolezza che qualcosa non va bene e c'è la responsabilità di agire perché quella cosa cambi. Quindi ovunque si faccia il cambiamento è un luogo secondo me deputato e va bene, dentro al partito, fuori al partito. Il problema della partecipazione, questo è un pannello delicato, la partecipazione alla vita, io oserei dire, non solo alla vita di un partito. Io penso che stiamo dibattendo sulla partecipazione, sulla società civile, perché noi abbiamo un problema reale. Cioè, c'è proprio una spaccatura tra la società, e non mi va di definirla civile, e una parte di quella società che con la delega della gestione, del governo, ma anche del pensiero, no? Perché un partito è un luogo dove si pensa, dove si sviluppano idee e si mettono insieme delle azioni perché quelle cose si realizzano, cioè non c'è più integrazione tra queste due cose. Allora, la società, diciamo, vede questo gruppetto di persone che sono anche parte di quella società, che parla un'altra lingua, che fa altre cose e che non pensa a tutti. Quindi è come se il partito, e non voglio dire il Partito Democratico, voglio dire i partiti oggi in questa fase, in questo periodo storico, sono diventati il luogo, la casa dei privilegi, dei privilegiati. Sembra che chi è dentro a un partito abbia più opportunità di chi è fuori un partito. Questo è secondo me semplicemente il problema. Il problema è tra i privilegi e i meriti, ne stiamo dibattendo anche da molto tempo. Allora la partecipazione nasce perché poi la gente in maniera responsabile, come diceva Marco, quindi la società prende in mano questa situazione e dice così non va bene, stiamo andando tutti quanti insieme insomma al macero. Sono diciamo felice, ecco, forse una parola un po' forte perché il momento non è così, però noi stiamo vivendo un nostro, senza aver fatto granché, una fase di cambiamento, no? C'è un passato alle nostre spalle, abbiamo un governo Monti, quindi io dico il mondo è già cambiato e in questo cambiamento noi dobbiamo coscientemente leggere il fallimento della politica, quindi di quel gruppetto di persone che stanno dentro un partito, che hanno elaborato delle idee che non hanno costruito né benessere né progresso. Quindi partiamo da questo. Partiamo dal fatto che c'è un fallimento della politica, siamo tutti un po' commissariati dalla partecipazione della società e insomma da qualche organismo importante come l'Unione Europea, che ha detto adesso basta, bisogna fare le cose vere. E io da questo voglio partire, quindi chiudo queste due battute, che abbiamo un sacco di cose da fare, partecipando tutti quanti per quello che siamo in grado di dare, no? Siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere, lo diceva un grande, e questo deve essere lo spirito che ci deve animare. Quindi io sono molto fiduciosa, speranzosa. Io parto dalle cose che ha detto Ivan, come attrarre, insomma, come rendere attraente il Partito Democratico, perlomeno a Napoli, in Campania. Certo, gli elementi non ci sono al momento, un tesseramento 2011 che parte nel mese di novembre del 2011 non dà molto credito a questa cosa, è veramente anacronistico e bruttino anche, però uno non si esime, non è che fa un passo indietro. Altri strumenti che al Partito Democratico, che io trovo meravigliosi, come le primarie, li abbiamo usati malissimo, ma non perché non siano stati partecipati, ma proprio perché noi li abbiamo usati male, li abbiamo strumentalizzati male. Allora, che cosa dire, insomma, come rendere attraente il Partito Democratico? Il Partito Democratico nasce, insomma, non è che voglio fare la storiellina, però giusto per renderci conto di che cosa stiamo parlando, nasce dall'Unione dei Democratici di Sinistra e della Margherita, che in Campania e a Napoli erano due partiti fortissimi, che hanno governato a lungo,
con un ampio consenso, significa che i napoletani e i campani a questi due partiti e alle loro persone che li rappresentavano hanno dato credito, fiducia e molte volte deleghe in bianco. Oggi si è rotta questa cosa perché c'è delusione, frustrazione, quelle deleghe sono state insomma truffate in qualche modo, non si è avuta la risposta, perché la risposta non poteva essere singola o di poche persone. Cioè, la risposta che doveva dare allora IDS e la Margherita e oggi il Partito Democratico doveva essere qualcosa per tutti, cioè una larga partecipazione da poi risposte a tutti quanti. Quindi come facciamo a rendere attraente il Partito Democratico? Innanzitutto facendo un passo indietro, ormai i leader, i rappresentanti, quelli che danno la visibilità a questo partito non sono più credibili, quindi dovrebbe essere giusto e onesto fare un passo indietro, perché nel Partito Democratico a Napoli, in Campania, ci sta tanta gente che lavora, i militanti, gli operativi, quelli che credono che veramente che un partito, attraverso un partito, si possa costruire un progetto che dia respiro al futuro, un futuro positivo per se stessi e agli altri. Secondo me questa cosa si può fare, assolutamente, altrimenti non sarei qui. Anche questo è il mio modo di partecipare da cittadina e da professionista e da appartenente a un partito, quindi a un insieme di valori e di idee.